Questo è il box, ragazzi, è un box di Metal Riders in prima edizione, secondo set occidentale uscito appunto in America e poi anche in Europa. È il set preferito di Giovanni, che è un dato comunque da non sottovalutare. E non so, Luca, cosa ne pensa di Metal Riders, quindi... Assurdo set. Penso sia il mio secondo o terzo set preferito, però è nella top 3, top 3 okay. Sicuramente. Ok, perfetto. E questo è un box Asian English che è uguale come qualità della carta e come front, diciamo, delle carte, uguale ai box americani. L'unica cosa che differisce è il logo di Yugi, che non è scritto a caratteri occidentali, ma è scritto come vedete qua in copertina, sul retro chiaramente. E ormai questi box, che sono stati conosciuti anche dal pubblico occidentale, raggiungono i valori di quelli americani, e anche le carte quindi in prima edizione hanno raggiunto i valori delle carte americane singole. Ho già buttato via il valore del box facendo questo video. Sì. Ma sti cazzi. Allora apriamo un attimo, cioè bisogna pullare la bomba, gradarla e prendi 8, 9, 10. Oh. Che ti fa il box? Allora, i pacchetti, nonostante qualche ammaccatura sul box, sono, mi sembrano belli integri. Proprio la nostalgia incarnata, questo più di tutti. Eh sì. Allora, io in realtà l'obiettivo ovviamente è trovare la secret per il flex e lo show e quello che vi pare a voi, però io vorrei ovviamente completare anche la mia collezione, quindi io cerco cambiare idea, forza riflessa, il cornone, il horn, basta di importante, non cerco altro, e poi le varie rare e comuni che mi mancano per finire il set. Tra le più belle in assoluto, cambiare idea penso sia la mia preferita qua dentro. Speriamo. Bellissimo, anche. Bellissimo. Allora, qua com'era il giochetto? Non c'erano giochi, credo. Vediamo adesso, non lo so i pacchetti Asian English come sono disposti, se no il giochino sarebbe le ultime quattro davanti, però vediamo. Comunque ecco il logo che vi dicevo, secondo me è molto più figo di quello occidentale, figurate, però mio parere. Da un Happy Maiden. The Unhappy Maiden. L'arpia, eccola. L'arpia, leggenda. Qui si trovavano anche le sorelle, infatti le abbiamo trovate, sì, nell'ultimo spacchettamento. Sì, noi trovavamo quelle, sì. Madonna, il wing, e questo è il primo, poi c'è il rosso che è il secondo. Killer Needle. Mio padre. Ma assolutamente. Lui il più forte. Koji Koji. Lui era nel mio mazzo, da piccolo. Totale. Era nel deck anche starter. Certo. Rock Hogger Grot numero uno, potentissimo. Leggenda. Ok, la larva. Muff. E dobbiamo trovare anche la Pequeño Muff, allora. Il bozzo d'evoluzione. Partiamo benissimo. E infine. Ah, il Muka Muka. Muka Muka. Li spacchetto, però dall'alto verso il basso, così. Pieno di bombe, pieno di bombe questo set. Steam Pack. Questa l'ho giocata. Ah, la Jellyfish. Leggenda. Uscita di recente un revamp della Jellyfish molto forte. Tra l'altro, a me è piaciuta sempre tantissimo. Illusionist Faceless Mage. Bella, questa era anche in, ce l'aveva qualcuno dell'anime. Dell'anime, tantissimo. Sì. Bella sta fusione. Deep Sea Shark. Belli gli sfondi di queste carte. Devastante. Il Thunder Dragon. Boia, quanto l'ho fuso su Forbidden Memories. Tre nel mio mazzo. Tre nel mio mazzo. Infinitamente fuso. Ma Musician King. Questa è una fusione stranissima. La fusione più forte. Sì, vabbè, senza vabbè. Dubbio. Mi risulta, però. A livello statistico è incredibile. King o Yami Makai, bello. 1530. Kaminari Attack. Queste mi mancano tutte, mi sembra, però magari mi sbaglio. E infine... Oh! Bellissimo, The Shield and Sword. Un grande classico, anche questo era nei deck starter se non sbaglio, quindi un pochino tutti avevano questa carta da piccoli. La spada sempre. Fai vedere. Comunque 1530 di difesa, ma sempre stunnato. Non tutti da piccoli giocavano con le carte migliori ovviamente, quindi tipo il mio Koji Koji con 1500 di attacco passava sopra a tipo il guardiano celtico del mio amico. Pulliamo questo fuoco perché io sto sentendo che dentro questo sì, però Giova, assoluta. Ogni volta che abbiamo fatto uno spacchettamento insieme dici che questa frase non si trova mai. Mai nulla, nulla. Fidati di me perché questa c'è una roba incredibile. Eccolo, il Crawling Dragon. Anche questo lo fondevo parecchio in Forbidden Memories. Yosube. Assolutamente. Bellissimo questo K. Solo qui c'è. Il Jinzo numero 7. Non si è mai capito gli altri dove stanno. Jinzo 7 OTK con Robin Goblin. Scrivetemelo tutti. Jilted D-Knight. Bellissimo anche questo.
I Bikuri Box. Bikuri Box. Assurdo lui. Minchia, sono tutte carte iconiche comunque. Lo School Knight. Bello. Fighissimo questo. Tantissime fusioni marce dentro questo set. Tantissime. Davvero. Solo fusioni. Doma the Angel of Silence. Si vede palesemente lui, l'angelo del silenzio. Sono certo. Tutti fatti. Dream Clown. Tantissimi. Era un mazzo devastante lo Dream Clown. Il Clown Control è stato un meta molto potente quando è uscito da Raiders. Niente di buono mi sa qua, eh? Little Chimera. Piccola Chimera. Share the Pain. Share the Pain. Carta censurata questa, tra l'altro. Bogazella. Ah, Gazelle. Grandissimo, Gazellon. Legol. Questo è bruttissimo. Versione insetto del Jinzo 7. Questa sicuramente mi manca nel set. Solo qui dentro. Lizard Warrior. Solo qui dentro. Il Feralimp, bello. Che bello che è. Questa nel mio mazzo c'era. Ci passavano sopra, ma ogni tanto... Serviva, sì, sì. Blast Juggler. Blast Juggler. Orrende. Bones Juggler. Il Cyber Saurus. Fondamentale. Carta che è stata recentemente censurata. Perché? Per il fucile? Sì, l'hanno trasformato in un tipo un fucile giocattolo tutto verde, acido... Che cazzata, come sì, il Barrel sì. Dragon, però ora l'hanno fatto. Sì, che cazzata del genere. Madonna, tutte le carte Forbidden Memory sto smustando. Flame Cerberus. Cerberus, vabbè. Cerberus. E infine? Oh. Niente, un'altra merdaccina. No, fra, guarda. No, niente. Questa ce l'ho. Ok, beam. 1550, 1650. Un tributo. Leogan. È la, nemmeno il corpo di un leone, la testa di un la leone testa gigante. Di un leone, si chiama Leogan. Bellissimo. Germ Infection. Carta da piccolo. A me piaceva il virus devasta deck, chiaramente. Fra, io l'ho giocato al torneo l'altro giorno, sono arrivato terzo, tre virus devasta deck nel deck. Sì, si giocano ancora? Certo, fra, è fortissimo questo meta. Ok. Ground Attacker Burgrot. Boh. Dragon Piper, ok. Queste ricordo tutte. Ibikime, bellina lei. Bellissimo questa serie di artwork. The Immortal of Thunder, questo lo fondevo anche in Forbidden Memories, ma mi ricordo cosa ottenevi, boh. È Caminari Attack, se non sbaglio. Hunter Spider. Spider. E infine... Oh, il Vibranio! Non c'è il Vibranio. È il Giant Germ, quanto c'ha d'attacco? White Magical Hat. White Magical Hat. Donzalug Luce. Il Vibranio, poi. Il fuoco arriva. Il fuoco deve arrivare perché è garantito nel pacchetto. Donghyo. Bellissimo. Anche lui solo qua è uscito. Mystical Horseman. Dr. Jack. Fondamentale. Bottle Dweller. Girai Gumo. Mio padre. Assurdo, lui devastante. Se vincevi quella moneta... Fra facevi buchi nel terreno. Tutto. Blue Winged Crown. Vabbè. Zero tributi. Se hai la fortuna dalla tua parte, hai vinto. The Cheerful Coffin. Mi piace molto The Cheerful. Tra l'altro, questo si trova o super o ultra in Giappone. Perché mi sto documentando in questo periodo sulle esclusive. E lo trovi anche ultra parallel addirittura. Il Prevent Threat. Fortissimo. 2000 di difesa a quei tempi. Poi zero tributi, tra l'altro. Certo, in difesa, finita. Vado, l'ultima. Passa. Non si passa più. Oh, che cos'è? Ma c'è l'ultimo slot. Hellstorm! Fuoco totale. Lo sai che quella carta è bandita, vero Dario? Devi perché metterla giù. Perché è troppo forte. Vabbè, ho capito, ma non è che mi vengano a prendere i carabinieri. Cioè... Io starei attento se fossi in te. Materiale proibito nelle mani. Ma davvero è stata bandita o no? Giuro, certo che è bandita. Fra, è fortissima. È troppo forte, giuro. Mai un male averne due in casa. No, vabbè, ma le vende, stream, mi portano in fega, se no. No, Darione. Fidati. Lady of Fate. No, ho già giocato, ci ho provato. Lei, non è che... lei è preannuncio di cambiare idea. Non... Chi l'ha detto, Luca, scusami? Non... Funziona così, era sempre top of the pack. Anch'io sento sta cosa, Darione. Sì. Questa è stata censurata, c'aveva le puppe tutte di fuori, lei. Vero. Sai? Tutte di fuori. Davvero? Tutte bellissima di lei. Tutte di fuori, senza capezzoli, erano due palloni. Grandi puppone. Launcher Spider, questo è fighissimo. Quanto era tosto. Bello, anche lui. Rabbit Horseman. Comunque a me le fusioni piacciono davvero tanto. Secondo me è la vera novità che dovrebbe introdurre Pokémon in questo momento. Non gli Swarovski, ma le fusioni sarebbero veramente fighe. Tocca a lei. 1600, 1300, una rara. Ah, lo Shadow Gold. Ah, bello certo, lui. Certo.
Ah, bellissima questa. Bellissima. Comunque qua c'è del fuoco in questo pacchetto, sì. Garantito 100%. Volpe, poi Uguchi, non... eccolo, l'avevo detto. Uguchi, sì, ma l'avevamo trovata anche l'altra volta. Puoi non dirla più questa cosa perché porti una merda tutte le volte. No, no. Lui era devastante. Seven colored fish. Lui era devastante. Bro. Tra le più potenti carte. Guarda che questa era davvero una delle carte più forti del set. Ma per via... Perché ha costato 50 euro. 1.800. 1.800 con 1.800 di base. Per quello, okay, okay. Fra alieno. Bruttissima, tra l'altro. Ok. Oh, il Labyrinth Tank, bellissimo anche questo. E infine, tocca a lui, Dai, una merda, dai. Del Minus Radiant, ma vaffanculo. Anche questo c'è super raro in Giappone. Ah, poi sai cosa mi manca di super raro? Il Drago Bicefalo. Va trovato adesso. Lo vorrei trovare perché è una carta a cui tengo tantissimo. Sì, ma poi di una potenza... cioè, disarmante. Perché ci abbiamo fatto una run intera io e Luca col Drago Bicefalo, se ne sarà Fusi 300. Block trovato. Attack. Bella. Però Levi Storm già toglie tante possibilità, eh? Yadokaru. Oh. Ancient Elf. Bello. Forte. Ancient Elf. Bellissima. Adoro questa paralizzante. Trent. Trent. Boh, piedino di fuori. C'è anche l'Invader of the Throne, che anche lei ha il piedino. Oddio, 1950x2000. No, di nuovo, cazzo. Sorelle. Ma l'ho già attivato una volta. Oddio, Chris. Sì, ma che sfiga, cazzo. Sì, io queste, le sorelle RP e Levi Storm, ragazzi, le do via, senza problemi. Gigatech Wolf. Comunque almeno stanno uscendo tutte diverse, magari almeno finisco il set regolare. Roaring Ocean Snake. Eccola l'Ancient Brain. Stranissimo. Eccola la Eccola, Pequeño Moth. 2800. Dark Elf. Questa credo mi manchi pure. Grandiosa. Bellissima lei questa. Lei è veramente un elfa top. Disc Magician. Sword of a Deep Seated. Questa, boh, bella. Non so, devo controllare. Storico equipaggiamento. Big Eye. The Bistro Butcher. Bellissima anche quella. Battle Steer, madonna. Arrabbiato. Ma poi tutti i mostracci infami in questo set. Sembra di sbusta assalto o flagello. Niente. Blade Fly. Non parlo, ma è mio padre. Allora, questa secondo me è holo. Vede com'è piegata, è holo. Sì, holo, è holo. Allora, Rainbow Fly. Madonna, questa. Sì, totale holo. Con il Ring of Magnetism usciva solo da pochissimi pacchetti magici. Ok, comunque tra l'altro da ragazzino mi sembrava che fosse una mano che sbucava dall'acqua, non so perché, però poi era un anello in realtà. Oh, il Kaminari, eccolo, Attack, eccolo, piano. 1000-2000, o chi è? No, ancora, sto What trovando tutto... ce l'avevi già? Sto trovando tutte le super dell'altro box, cioè incredibile. Ma come ce l'avevi già? Catapulta era devastante al tempo, cioè era... potevi fare FTK con questa carta, mostruosa. Dopo è uscito Magical Scientist. Più rare. Oh! Ah, le... Sì. Questa c'è ultra raro, ultra rara in Giappone. Forte carta questa, sempre, lo sarà. Bisogna qua però un attimo credere nel cuore delle carte, secondo me. Tremendous Fire. Armored Lizard. Baby Dragon, poi cambiano sempre. Ci siamo. Dragon. Ci siamo. Cosa? Baby Dragon. Il Thousand Dragon si trova perché chiaramente. E invece un Oshiningen. Oshiningen. La stellina di merda. Minchia, Morinfen, questo mai trovato. Con questa roba. I pacchetti sono tutti diversi, cazzo. 1330 IDF, quello di prima era. Southland Fire Dragon, bello anche questo. Fanno molto arrabbiare. Anche lui hanno fatto la labirinto. Lui è incredibile. Guarda che artwork lui. È molto mamma bello. Mia. Madofra. Witch della trovato più cioè, forte tempo era di sempre. Bandita poi. Anche questa è bandita ancora, sì, adesso. Sì. Dopo poco la bandirono. Fortissimo. Era mostruosa anche ai tempi, senza senso. Ormai escono tutte uguali. No, dai, non ci posso credere. Cosa? Non sapevo fosse possibile due. Infatti, super uguali. Non ho mai visto questa cosa. Crashclan, il clown stupido. Castle of Dark Illusions, bellissimo. Madre. Saggi della clown. Mega Thunderbolt. Ah, infine mi sa che è l'ultima, sì. E poi lo Starboy, che è ecco come l'altro. Ecco il Mr. Stellone. È il momento, bimbi.
Fa sul serio. You're happy maiden. Mi sembra di averle scorse un po' tutte. E infine un altro. Ah, Princess Otsurugi. Sto trovando tutte le rare, però. Hai trovato le due sorelle? Eh sì. Questa è. Eccola. Sì, eccola. Eccola. No! No! Non ci posso credere! Non abbiamo un'idea! Non ci posso credere, Luca! Era tutto scritto nelle tavole. No fucking problem, baby. Del millennio. Era like tutto scritto. Nothing. Like it's fucking nothing. Sono felicissimo. Cioè, sono felicissimo. I told you, dog. Credere sempre nel cuore delle carte. Sempre, che cazzo. La mia carta preferita del set e forse Yugi in generale insieme a altre due o tre, ma poi perfetta anche centratissima, perfetta, sì, sì, cazzo. È bellissima. Benda. I told you, dog. Sono felicissimo. Questo è proprio, questo è un bel pull davvero, sì. Non è holo, attenzione. Fake trap. Okay. Bella. Puh, bella. Sai cosa c'è scritto nell'originale con i caratteri giapponesi? L'idogramma. Sì. C'è scritto Suka. No, beh. No, no, non è il carattere di Suka. C'è scritto Suka. Non penso. Ok, questa è una holo, ragazzi, mi sa. Attenzione. Andiamo con calma. Electric Lizard, Ogushi. The Heart of the Card. Mamma mia, che pacchetto. Le carte più forti di questo pacchetto, già. Giuro. Che cos'è? È una trappola. Il Seven Tools of the Bandit? Magic Jammer. Jammer. Okay. Ok. Bellissimo. Bellissimo, storia. Che ho già e che quindi è in vendita, ragazzi. Non è che vale molto, ragazzi, a cambiare idea ci sono affezionato, cioè qui stiamo andando molto a sentimento. Tutte le fusioni che vuoi è adesso. È proprio una carta iconica, tra l'altro rara segreta e senza senso cambiare idea. Cioè gli aggiungo ancora fattore pornografia. Borda, ce ne avrò 12 di queste apprendiste. Ok. Non è possibile! Non è possibile! La secret! Il Dragomir. No, vada, basta, Volpe, basta. Non è possibile. Lo faccio sempre. Non è possibile. Lo faccio sempre. Sono il più grande spacchettatore d'Italia. Ma di cosa? Non ho capito. Cos'è che fai sempre? Prevedere il futuro. Ok. Insomma, avevi fatto un rito, qualcosa. Ti l'abbiamo detto qui. La secret. No, vabbè, non ci posso che. Cioè, ho sbustato un drago millenario ed è bellezza. Mamma mia. Bellissimo. L'ultimo pacchetto. E ci sarà una rara. Io, Dario, non lo aprirei l'ultimo pacchetto. Perché? Perché quello è il pacchetto che sacrifichiamo al cuore delle carte. Ma non ci sono più pacchetti da aprire. Sai cosa devi fare, Dario? Non va aperto. Tenerlo e basta. Lo sì. Tengo, sì. Va bene, ci sta. Non aprirlo. Ti immagini se fossero scambiati di ruolo, mamma mia. Sarebbe stata un'inculata. Ma, cioè, se non avessimo trovato la secret non l'avremmo aperto. E che questo sappiamo che è solo simbolico. Sì, questa esatto. È rara, sicuro, 100%. Questo. Anzi, facciamo vedere. Simbolico. Facciamo vedere il bottino. Cambiare idea. Drago millenario e il Magic Jammer e poi due Heavy Storm e le sorelle arpie e la tartaruga catapulta. Questo è quello che ho ottenuto e poi una montagna di comuni e rare che spero mi aiutino ad andare avanti con la mia collezione. Comunque sono felicissimo perché cioè aver sbustato di persona un Thousand Dragon con i miei fratelli e soprattutto aver trovato cambiare idea con i miei fratelli mi ha riempito la giornata di gioia, devo dire la verità, ragazzi, è troppo bello. È più bel box. Assurdo, che bello. Box. Alla fine era pieno di fuoco. Cioè boh, all'inizio super... è partito piano, ma poi ha accelerato all'improvviso. Minchia. Va buono, ragazzi. Allora, io è stato bellissimo. Ringrazio Luca, ringrazio Volpe, che spero mi raggiungeranno poi di persona quando dovrò fare Spell Ruler. Poi troveremo il giorno. Grazie di cuore, ragazzi. Grazie, vi saluto. Assurdo pull. Ciao. Ciao, ragazzi. Bimbi. Box break. Ciao, Bimbi. Box break, baby. Allora, intanto sostituisco il drago millenario e ci metto il mio. Poi sistemiamo cambiare idea, che è la 60. Eccola qua, finita la paginetta tra l'altro. Ecco questa per esempio, l'Ocubim mi manca. La carta più difficile da trovare nel set è le rare segrete e l'abbiamo trovata. O trovavi Guardiano del Cancello, Gate Guardian, oppure
il drago millenario che abbiamo effettivamente trovato. Davvero troppo forte, davvero drago millenario, è stato bellissimo raga, bellissimo davvero. Puoi cambiare idea, te godo. Ecco per esempio lui, il Blast Juggler, mi manca. Dario, è una XY? No, non ce l'ho, non li avevo già mollato, mi interessa il vintage, proprio quello vecchio, vecchio, vecchio. Questa mi manca, guarda, Ancient Lizard. Caminari Attack, manca. La carta numero 5 è l'Armored Lizard che ho trovato. Eccola. Pronti? Pagina numero... prima pagina completata. Pagina numero 2. Mask of Darkness. Che buono, manco quella sono riuscito a trovare. È il Water Omotix che mi manca. Ah, è quella con le puppone che diceva Volpe prima. E poi, sempre della stessa pagina, mi manca la numero 24, che è... ah, la legotista è elegante, che ce l'ho, l'ho trovata prima. Eccole, pronti? Una. E una, due. Leogan, ok, c'ho anche questo. Ah, ok, Mystic Lamp. Eccolo qua, e due. Madonna come godo, ragazzi, aver trovato queste carte. Pronti? Sarà un casino, secondo me, finire questo set, ragazzi. Vabbè, ci si proverà. Eccola qui, Electric Lizard, Pale Beast. Eccoli qua, Empress Judge. E anche questa pagina. 36, 37 e 48. Riniziamo con la nostra ricerchina. Ah, eccolo, sì. Eccola, Battlesteer. E anche questa è fatta. La carta numero 80 invece è Dream Clown, che non ho. Ce l'ho? Come fate a ricordarvi, ragazzi? Ma veramente, io vi invidio un botto la memoria. Ah, eccolo qui, Dream Clown. Bravi. Possiamo procedere oltre. La carta numero 86 e 93 per completare due pagine. La Princess of Tsurugi che ho trovato e il Bikuri Box che ho trovato. Godo. Eccola. Oh cazzo. Eccoti! L'immortale del tuono che credo di avere. O Shiningen che è la stellona che ce l'ho. Ah, il Muka Muka! L'ho trovato, vaffanculo! Dammele! Dammele! Eccolo! Uno. Eccolo il vecchio. Eccoti! Ho fatto male a incazzarmi con le rare. Chi è? E la carta 111, ragazzi. Il Cerbero. 120. Magari l'avessi, porca troia. Il drago bicefalo. Sword of Deep Seated. Ce l'ho, l'ho visto prima, lo spadone. Block Attack, ce l'ho. Eccolo qua, Block Attack. E poi lo spadone supremo dei cazzi nel culo, giganti. Eccolo. Ragazzi, sfrutto i box per fare contenuto, per divertirmi, per far divertire voi. E poi con quello che apro chiaramente ci tento di completare collezioni e trovare quelle che mi mancano poi singolarmente, insomma. E infine l'ultima. Sì, vabbè, ok. Finito. È la Mirror Force che mi manca. Mi mancano quindi quelle importanti e due rare. Sì, due rare. Quindi una, due, tre. Quattro, cinque, sei carte. Ma guardate che... ragazzi,